siamo riusciti l'anno scorso in un'impresa, cioè non far fare il cenone ai napoletani, perché è veramente un'impresa, io non me la immagino, cioè 8:30, 9 già la piazza piena, si vede, i napoletani non stavano a tavola a quell'ora. E quindi noi speriamo di ripeterla questa impresa, perché insomma si mangia dal 24 al 31 mattina e poi uno ha da fare una digestione, se no si chili, non li recuperate più. Musica, spettacolo e tanta comicità per chiudere l'anno e festeggiare l'arrivo del 2024. Dal 29 dicembre al 1 gennaio il Comune di Napoli organizza 4 giornate di festa dedicate a cittadini e turisti d'ogni età. La rassegna Luci e Suoni di Napoli è stata presentata a Palazzo San Giacomo con alcuni fra gli artisti che si esibiranno in vari luoghi simbolo della città. L'anno scorso sembra che sia andata particolarmente bene, quindi noi siamo felici di tornare perché, insomma, pure per sottolinearla questa cosa, perché pare sempre che passa inosservata una cosa che invece è andata veramente bene. L'anno scorso era il capodanno della rinascita, il ritorno del capodanno dappertutto, ma soprattutto a Napoli, ed è stata una festa incredibile. Penso che ci sarà Francesco con questa faccia qua, che non è granché, però insomma è quello che ho. Abbiamo migliaia di turisti che stanno affollando le strade della città. Speriamo che ce ne siano tanti anche a Capodanno, che possano mescolarsi con il popolo napoletano. E come diceva Enzo Avitabile, sarà una serata ricca di tante cose, ricca di musica, ricca di emozioni, di divertimento. E sarà un bel modo di ritrovarsi insieme in piazza. Il 29 dicembre sono in agenda 2 iniziative di solidarietà. Carlo Morelli dirigerà un concerto per i detenuti del carcere di Poggioreale, mentre un gruppo di artisti sarà col sindaco a consegnare regali in alcuni reparti pediatrici della città. Nell'ambito delle iniziative di Capodanno non potevamo non pensare ai bambini in difficoltà e quindi il 29 mattina andremo nel reparto di pediatria del secondo policlinico all'ospedale Santobono a portare dei doni che tanti nostri concittadini hanno raccolto attraverso il giocattolo sospeso e li andremo a consegnare appunto in questi 2 reparti. Il 30 dicembre il Maschio Angioino diventerà per i bambini un castello fiabesco con attività ludiche e musicali. La sera in Piazza Plebiscito, musica urban e rap con giovani artisti della scena napoletana e nazionale. Il 30 la guest star sarà Rose Villain, che è stata scelta come big per Sanremo. Il 31 i The Colors. Tanta musica, ma anche tanta attenzione ai giovani, perché ci saranno ben 3 contest, 2 musicali, uno di comicità, che permetteranno poi ai vincitori di esibirsi sul palco di Piazza Plebiscito sia il 30 che il 31. Quindi, come dire, in coerenza con Città della Musica, attenzione alla cultura, attenzione all'arte, grandi eventi, grandi spettacoli, ma attenzione anche a tutti i cittadini e ai turisti. Il 31 dicembre si comincia alle 21 in Piazza Plebiscito con Arisa, Enzo Avitabile e i Bottari, The Colors, Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Cicchella, Daniele Bellini, dove saranno in scena fra gli altri i vincitori di una gara per nuovi talenti comici. Ti abbraccio tanto, non vedo l'ora di arrivare e mi raccomando, tenetevi in forma, mangiate il giusto, che a Capodanno spacchiamo. Vi amo, ciao! Tutti, insomma, insieme in questo viaggio di divertimento, ma anche di riflessione. Ci riposizioniamo rispetto ad alcuni temi con una cosa molto semplice, che va oltre la retorica, la musica va da cuore a cuore. Dalle 22 alle 5 alla Rotonda Diaz, il DJ set Capodanno cambia traccia, in cui si esibiranno fra gli altri Samuel dei Subsonica, Andro dei Negramaro, Pau dei Negrita, Dead DJ dei Massive Attack e i giovani vincitori di una gara per DJ. Rappresento appunto un collettivo di artisti che raccontano soprattutto un mondo particolare, che è il mondo della notte, il mondo della musica, la club culture partenopea, che non soltanto ha successo qui in città, ma che muove ormai i suoi passi un po' in tutto il mondo. Avremo 2 parchi, uno in piazza Vittoria, Colonna Spezzata, l'altro invece alla Rotonda Diaz. Ci saranno 2 sonorità diverse, perché saremo concentrati sugli anni 90 con il format History 90. Sull'altra postazione, quella invece di Rotonda Diaz, ci saranno una serie di artisti che rappresentano il nuovo funk made in Napoli. Il 1 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di San Domenico Maggiore, il tradizionale concerto di Capodanno sarà arricchito dal prezioso mottetto settecentesco Quam Vidisti Pastores, riportato alla luce da Roberto De Simone e diretto dal nipote Alessandro.
Il mottetto fu scritto da Carmine Giordano nel 1737, probabilmente su committenza dello stesso Carlo III di Borbone, che si insediò proprio in quegli anni. È un lavoro, diciamo, di come dire, non soltanto di revisione dal punto di vista filologico, ma proprio di ribadire quanto anche sul piano musicale la cultura napoletana si interfacciasse al panorama europeo e quanto a sua volta il panorama europeo, diciamo, guardasse a Napoli come faro all'avanguardia per quanto riguarda la scrittura musicale. Ci saranno i fuochi d'artificio, quindi con i fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo, e poi insomma stiamo pensando anche a qualcos'altro, adesso vediamo. Non sveliamo tutto, altrimenti poi dopo non c'è la sorpresa della serata. È stato un anno di grande ripresa, di grande ripartenza, con numeri dell'economia che, malgrado il contesto internazionale, le grandi difficoltà, l'inflazione, sono dei numeri molto buoni, quindi legati non solo al turismo ma anche all'esportazione, all'export, alle attività manifatturiere, quindi insomma una Napoli che lavora, che produce, che sta crescendo. Insomma, abbiamo accelerato moltissimo sulle opere pubbliche, sui servizi, e, insomma, è stato un anno positivo.